di Radio Franchising, il vostro Roberto Zaccagnini, dalla 31esima fiera del franchising di Milano, e sono felice qui di stare con un presidente, perché non è sempre facile stare con dei presidenti, e anche noi nel mondo del franchising ce l'abbiamo. Allora, Manuel Vescovi, presidente di... Best Franchisee of the World, ma in Italia sono tutti presidenti, in Italia abbiamo presidente di lì, presidente di lì, bello per questo l'Italia. Però hai fatto presidente questa cosa bellissima di questa premiazione, insomma, a questi francesi, quindi raccontaci bene quello che è stato fatto, perché è una cosa molto bella. Allora, è un evento che va a premiare gli affiliati che lavorano per il franchise durante tutto l'anno. Oggi ci sono molti eventi, molte fiere, molti portali, c'è un mondo che si occupa del franchise. Noi invece ci vogliamo occupare del franchisee, cioè dell'affiliato, colui che tutto il giorno lavora per portare avanti il marchio del franchise, perché come in un buon matrimonio ogni tanto bisogna andare a valorizzare quello che ognuno ha e ha creato negli anni, perché questo evento va a premiare tre persone in ogni stato, i migliori affiliati di quello stato. Per esempio, 15 giorni fa l'abbiamo fatto in Messico, la settimana scorsa siamo stati in Spagna, l'ambasciata italiana abbiamo organizzato un evento per determinare i tre spagnoli, e in altri stati facciamo le finali, e poi il 3 di dicembre c'è la finale mondiale internazionale a Firenze, dove verranno premiati i 5 migliori affiliati del mondo. E noi ci saremo, caro presidente, saremo anche lì, quindi preparati anche per un'altra intervista, perché veramente noi dobbiamo dare spazio di Radio Franchising a questi eventi. Noi teniamo molto all'affiliato, come voi, e quindi, perché l'affiliato per noi è tutto, e quando troviamo questi marchi, questi franchisor, questi franchising che come noi tengono il proprio affiliato, è veramente qualcosa di meraviglioso. Io vorrei invece farvi a voi complimenti, perché il vostro portale, la vostro portale radio, mi piace tantissimo, molto comunicativo, complimenti anche a voi per il vostro lavoro. Grazie, perché questi complimenti ce li prendiamo, ce li mettiamo tutti da parte, sai perché? Perché fatti da una persona come te veramente ci gratifica, quindi grazie di cuore. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, a presto.